Allora, Anna Raga ci presenta una tesi di Hollywood, che è già un po' una parola a scatola, no? Ci fa pensare diverse cose. Per me seguire questo progetto è stato molto interessante perché è stata un po' una scoperta, una sorpresa, perché mi ha permesso un avvicinamento a un ambito che è anche quello del design, della moda, che non è il mio, conosco molto poco. E un percorso di ricerca che però unisce in maniera sinergica, comunicazione, progetti di moda, ma si muove in un ambito molto più ampio, ibrido, che deve molto all'antropologia, che deve molto all'iconografia, al mondo delle pratiche artistiche performative. Al centro dell'indagine di Chiara c'è il tema della Dea Madre, visto come uno strumento e un luogo di indagine al tempo stesso. E quindi è una ricerca sulla storia di questo archetipo, se vogliamo, di questo tema, ma diventa anche un modo di approcciarsi a tantissime altre questioni che possono essere viste all'interno di questo schema narrativo. Quindi questo permette di riscoprire dei tipi di narrazione, dei linguaggi narrativi diversi che hanno utilizzato come strumento narrativo, ma anche ci porta a riflettere sulle possibilità rispetto all'oggi in questo tema, in questo tema narrativo. Quindi il capo diventa simbolo da un lato, ma è anche uno strumento di riattivazione del suo potenziale narrativo. Questa cosa mi sembra molto interessante e prendendo un pensiero di William Flusser, in cui contrappone il linguaggio, diciamo, storico, lineare, al linguaggio mitico, che invece non ha una sua linearità. E soprattutto facendo riferimento al suo invito a recuperare la potenzialità di un linguaggio che è mitico, quindi che non può essere svolto o può essere continuamente svolto in maniera differente. E basta, ho parlato troppo, credo. Sì, Dalton è il titolo di questo progetto di tesi, ma in realtà è la ricerca artistica che nasce nel 2018. Dopo un viaggio in America, nella terra dei nativi americani. È un progetto nel quale confluiscono diverse discipline artistiche, arte, moda e design principalmente, e agiscono tutte sotto un unico intento creativo, raccontare una storia. E il racconto è alla base della comunicazione dell'uomo fin dall'antichità, e le forme di narrazione che ci sono arrivate fino a noi con miti, fabole e fiabe, in realtà non sono altro che ciò che rimane di quelle antiche forme rituali chiamate riti di passaggio. E i riti di passaggio furono largamente studiati da Van Jenner, un antropologo francese, e successivamente recuperati da Boyle, uno sceneggiatore cinematografico. Boyle, nel suo libro Il viaggio dell'eroe, racconta come queste forme rituali e conseguentemente anche le forme di narrazione seguissero un unico schema. Questo schema era dato dalla tripartizione che Van Jenner dette a queste forme rituali. La separazione, l'immagine e l'aggregazione sono le tre fasi del rito, le solite che ho voluto, per le quali ho voluto suddividere la mia ricerca. La separazione è la prima fase del rito dove l'individuo, il soggetto, viene allontanato dal suo mondo abituale, un mondo ordinario, viene attraverso una chiamata portato all'interno, all'iniziare il suo viaggio, entra in quello che viene definito un mondo straordinario. Appunto, entra la fase dell'immagine, successivamente ritorna il soggetto nel mondo ordinario attraverso una risurrezione. Questo è stato quello che per me è stato un viaggio nella creatività e l'ho voluto raccontare appunto attraverso gli archetipi, immagini primordiali che appunto sono una testimonianza di quello che era nell'antichità la rappresentazione della Dea Madre, una madre matrice dispensatrice di vita e di morte. Dollywood chiaramente significa bambola di legno. Ci sono molte immagini che conducono alla
alle bambole di legno, che in particolare è matriosca, che ha in sé un senso tipicamente femminile, in quanto racchiude nel suo grembo numerosi figli, fino ad arrivare al suo centro, ossia. Più antiche nel tempo troviamo le dee madri o venere preistoriche, rappresentazioni di antiche divinità, e ancora più tardi nel tempo troviamo quelle che sono le rappresentazioni del loro archetipo attraverso il bucano, l'immagine di bucano, piuttosto che del vaso, dell'uovo, eccetera. La bambola ha avuto anche altri usi, oltre a essere un oggetto di giochi di infanzia. Nella moda la troviamo, per esempio, nella stilista Madre Vionnet, che utilizzava bambole di legno per la costruzione dei propri modelli di alta sartoria. Successivamente troviamo in età contemporanea la Barbie, dal senso più semiotico del termine, in quanto rappresentante di quello che è gli stereotipi di bellezza, canoni estetici, della classificazione e anche della ripetizione in serie. Lo stesso processo che ebbe Andy Warhol nella riproduzione dell'icona, dell'iconica Marilyn Monroe. Parlando appunto della visione, quindi, della figura femminile nel corso della storia, mi viene in mente quello che Dolly è nella parte cinematografica, ovvero la macchina da cinepresa montata sul carrello con annesso una seduta per accogliere l'operatore. Dolly è anche però un parco realmente esistente nel Tennessee, fondato dalla cantante e attrice Dolly Parton, la stessa che per le sue generose forme mette il nome alla prima canzone proclamata Dolly. Prima ho parlato dei riti di passaggio. I riti di passaggio in realtà erano necessari soprattutto dal punto di vista sociologico, appunto all'interno di questi gruppi dell'antichità, per raccontare quelli che erano passaggi o transizioni, soprattutto per codificare e raccontare quella che era la morte. E infatti possiamo definire questi riti come la messa in scena della morte. L'individuo quindi subiva una morte biologica ma anche spirituale, e il gruppo aveva necessità di codificare, di interpretare, di dare un senso a questa mancanza, e lo faceva attraverso il rito. Nella prima fase il soggetto appunto esce dal mondo ordinario e viene metaforicamente o nell'angelità anche fisicamente mascherato e portato all'interno di una foresta. Qui è inizio il viaggio e l'inizio di una trasformazione che porta il soggetto a diventare eroe. Nella fase dell'immagine, nel capitolo della tesi, io racconto questo passaggio e la testimonianza del viaggio attraverso la creazione di un primo elaborato tessile, quindi la creazione di una giacca e di un elmetto, facendo un'operazione di citazionismo formale, ho preso dei capi particolarmente rilevanti nella cultura dei nativi e li ho reinterpretati, soprattutto facendo un'operazione di design artistico, prendendo quella che è stata l'illustrazione realizzata durante il viaggio e trasferendo l'immagine manualmente attraverso un processo di stampa sulla giacca e anche sulle mani. Parlando appunto dell'importanza che ebbe la morte, che aveva la morte comunque nell'impatto dei gruppi sociali, in questa particolare fase racconto, quindi nella fase dell'aggregazione, racconto quella che è l'ultima fase del rito. C'è l'esigenza da parte dell'uomo di riportare in vita il defunto, perché nell'antichità la morte non era una fine, ma era un inizio. Il defunto, secondo quello che erano gli studi comunque di Maria Ginta, Smarchiolo da Lituano, che fece un'operazione estremamente interessante, raccolta
ipotesi e un'infinità di reperti archeologici, studiando soprattutto questi reperti da un punto di vista di archetipi, e poter notare come tutti si muovevano sotto un unico grande patto simbolico. E uno dei riti di iniziazione, quindi soprattutto i riti funebri, che studiò era quello che vi sto per raccontare, presente anche in Sardegna. Il defunto veniva portato all'interno di grotticelle e scavate nella roccia, veniva disposto in posizione fetale e veniva cosparso di ocra rossa, così anche le pareti dell'intera grotta. Questo perché era un po' simbolicamente come volevo farmi ritornare nel grembo della madre, la madre terra, per poi attendere una sua rinascita. Quindi si nota particolarmente come era importante e decisivo il discorso della morte come possibilità di vita. L'abito quindi non diventa più un oggetto in questa fase, ma diventa luogo. Abito e habitat hanno una solita radice etimologica e significano appunto avere un atteggiamento, usare un abito, avere anche delle abitudini. E in questo caso questa rappresentazione di abito diventa un'opera concettuale, in quanto io mi sono e performativa, ricordando quello che era in realtà le fasi e il significato primitivo del rito. Mi sono disposta in posizione fetale e lo spazio che occupavo era quello appunto della spirale. Ho deciso di realizzare questa opera interamente con materiali naturali, quindi ho utilizzato una carta di seta che è stata immersa nel pigmento di ocra rossa. Successivamente a strati, curato fra di loro attraverso della colla del viso. Ho scelto questo particolare tipo di carta perché ha una superficie iridescente ed è estremamente resistente, in quanto presenta una fibra tessile al suo interno. E questo a evocare anche la superficie della conchiglia. Nasce come una forma bidimensionale, però in realtà è una forma aperta, la forma spirale. E infatti, aprendola, viene fuori quello che è il nostro DNA. Questo mi ha permesso anche di raccontare come le forme anatomiche del corpo in realtà non sono altre che delle forme che si ritrovano in natura. Quindi questo collegamento. L'abito viene indossato avvolgendosi lungo il corpo e questo atto quasi imposto e forzato ricorda quello di entrata e di uscita all'interno di un luogo, di uno spazio. Li può ricordare di fare l'entrata o comunque l'uscita all'interno dell'utero materno, quindi evocare una nascita, una rinascita. E quindi questo sentendosi comunque parte di una storia, che non è soltanto una storia individuale, ma come hanno dimostrato Maria Cinta, Spangelli, Vogler, che in realtà è una storia della collettività. Quello che forse mi ha più colpito di queste scoperte, perché alla fine le ho fatte mentre facevo queste ricerche, è quello che alla fine facciamo veramente parte di un tutto, che quello che noi conserviamo oggi come potrebbero essere dei gesti naturali, anche usando delle immagini abituali, in realtà sono soltanto delle evocazioni di grandi passaggi, di grandi riti e di grandi codici che venivano usati nel passato. Quindi questo per me è la rappresentazione della creatività, un continuo viaggio all'interno di se stessi e una possibilità di racconto verso il mondo, verso un gruppo sociale, anche per raccontarsi. E quindi questa è stata il mio racconto. Grazie. A voi. Domande? È difficile perché canto differente.
Ma sì, allora volevo magari chiedere una cosa io rispetto a questo percorso che hai fatto con il corso di ricerca ovviamente, e invece una pratica progettuale nell'ambito della moda più porti avanti in maniera svincolata anche da quello che è stato caso specifico. Quali sono i punti di contatto? Cioè, se la vedi come una ricerca in qualche modo è identificativa di una pratica tua, o è stata l'occasione per approfondire in maniera diversa o con un peso diverso a una fase di ricerca l'elaborazione di un progetto? Allora posso dirti che dire che comunque questo quello che mi ha fatto un po' avere l'incipit per iniziare questo tipo di ricerca è stato, una volta uscito, e comunque avere un contatto anche tra varie discipline che potevano essere anche un po' fuori da quello che in realtà è stato un percorso qua a Lisia. Uscita da Lisia ho lavorato nella grafica come libera professionista e poi ho iniziato un percorso di visual merchandising all'interno di un'azienda di moda francese. Questo mi ha permesso di osservare come in realtà i principi per il quale un grafico si muove, un designer si muove nel raccontare il prodotto, il proprio elaborato ad un pubblico, erano gli stessi che facevo io, che avevo io nel raccontare un prodotto moda, o lo stesso percorso che faceva uno stilista nel raccontare a me la collezione che io poi avrei dovuto in qualche maniera raccontare un pubblico. Quindi questo modo di operare e queste grandi similitudini, questa unione, mi ha dato la possibilità poi di comprendere se poi in fondo a tutto questo processo di comunicazione ci fosse una base comune, un insolito intento di comunicazione, e questo secondo me è alla base di tutto il raccontare una storia, cioè un racconto della propria creatività che si può ritrovare poi in un prodotto di moda piuttosto che in un prodotto di design, piuttosto che anche in illustrazione o in un prodotto ad arte come potrebbe essere un quadro. Quello che è arrivato a me e che poi mi ha tracciato un po' un mio percorso è proprio questo. Mi fa capire se ho capito bene, perché come se tu stessi dicendo che in qualche modo esiste, per quanto arbitrario, costruito nel corso dei secoli, una sorta di codice o linguaggio comune che costituisce attraverso la presenza di una serie di, chiamiamolo più che forme fisse, forme ricorrenti e archetipi, la struttura della narrazione. Quella struttura della narrazione viene declinata in diverse forme, ma fondamentalmente in maniera sempre analoga in tutte le sue espressioni, no? Quindi che sia il linguaggio dell'arte, che sia il linguaggio della comunicazione, che sia il linguaggio del design, quello della pubblicità, quello della fiaba, quello della letteratura, eccetera, eccetera, eccetera. Ho sentito questo è quello che è. E allora ti faccio una domanda. Ma la creatività non dovrebbe stare, come dire, proprio nell'esatto opposto, cioè nella capacità di, come dire, svincolarsi, no? Se vuoi forzare proprio quei codici per costruire, come dire, un'ipotesi, no? Non una forma, un'ipotesi di, come dire, linguaggio, narrazione differente e nuova. Sì, esatto. Che quindi non si fondi sull'universale, ma si fondi sul particolare, quindi produce una differenza. Sì, anche questo è assolutamente vero. Quello che una cosa che comunque ho potuto comprendere io è che è necessario svincolarsi da quei codici, ma è necessario conoscerli per poterlo fare. Quindi è necessario, secondo me, avere una visione, così come nella spirale, una visione di indietro e per avere una visione nell'avanti. Quindi, secondo me, è necessario conoscere quei codici per poter trovare un proprio linguaggio, per poter trovare quel modo personalissimo e anche rivoluzionario, se vogliamo così dirlo, per trovare un proprio modo di raccontare una storia. Però secondo me è importante sapere da dove arriva quella forma narrativa, da dove arriva anche quel modo che per tanti
però è necessario poi fare un passo in avanti, è necessario, penso, un po' di averlo voluto fare in questa ricerca, dando un po' una provocazione, no? Facendo un po' una provocazione, o comunque mettendo un po' la faccia nell'orecchio sotto questo punto di vista. Tu hai parlato di esplorazione, transizione e restituzione. Queste sono un po' le fasi che io ho visualizzato, sono proprio con queste parole evidenti, ma queste tre fasi che sono sicuramente una parte della tua metodologia progettuale, ma anche del tuo, della tua ricerca personale, no? E, mi interessa la restituzione, cioè quella che è poi il punto della, delle tue elaborazioni principali, no? Quindi dell'esplorazione della transizione. Mi puoi un po' dare qualche altro input su quello che poi è stato, soprattutto questo tipo di restituzione del tuo lavoro, come nasce, come arrivi a dare dalle due elaborazioni precedenti un prodotto, chiamiamolo prodotto nel senso fisico dell'oggetto, o comunque una restituzione concettuale può essere, no? Allora, nello specifico questo è stato forse uno degli elaborati più diversi che ho potuto realizzare. E, ho voluto probabilmente fare un'azione anche performativa rispetto a tutti gli altri e credo che l'azione performativa, mettendosi poi, no? Calcando quello che era appunto il rito universale, il rito dei codici rituali, nel momento in cui stesso tu ti metti ad affrontare quel rito, lo vivi e lo analizzi e lo metabolizzi in una maniera più personale, soprattutto contestualizzato in una contemporaneità dove ci entrano tantissimi altri aspetti. Quindi questo probabilmente è stato il mio uscire forse anche insomma dallo schema e volermi raccontare. In prima persona forse è stato proprio un dono, io l'ho vissuto così, se vogliamo parlare in termini artistico e meno formale, però sì, è stato voler donare una scoperta e volermi anche poi mettere in una situazione anche di analisi introspettiva, perché poi c'è un racconto anche di un ricordo, di una memoria che comunque fa parte della vita di ciascuno e che poi emerge in questo progetto, no? In particolare modo. Io sono un attimo imbarazzo in questo senso, non ho capito se parliamo di design o di opera. Allora, perché bisogna essere molto chiaro, cioè il luogo come ti rivolgi, no? Lo spazio che ti rivolgi deve essere molto chiaro. Cioè, un oggetto di design o è scultura? Allora, questo io l'ho definito un'opera concettuale, perché comunque è... Ma è oggetto di design o lo intendi come manufatto, artefatto? No, questo l'ho inteso come opera d'arte. Ok, no, già. La si trova di moda, di okay, design. No, però l'altro elaborato che era questo qua, questo è un oggetto di design. Qua c'è stato uno studio del capo d'abbigliamento originale americano, che è una giacca, dei nativi americani, una giacca e anche il copricapo. E successivamente ho preso degli oggetti di design, realmente all'interno del meccanismo contemporaneo li ho rivisitati. E per esempio il documento è stato realizzato attraverso la tecnica di moulage, la stessa tecnica utilizzata da Marilyn Monroe, su un casco realmente esistente. No, poi invece un'altra cosa, interrompo semplicemente perché lei è lo stesso. Perché questa è un'opera di design invece l'altra è un'opera concettuale? Perché qua c'è una possibilità di riproduzione che va al di là dell'opera che io ho realizzato. Il progetto prevedeva comunque... Quindi è solo la riproducibilità, dici che in questo caso comincia la differenza?
Questa sì, qui c'è una realizzazione di un'opera che ha previsto una possibilità di riproduzione. L'altro, invece, è un oggetto che è comunque dato dall'impronta del mio corpo, quindi è unico. E quindi la restituzione è un racconto personale, è un viaggio che è stato così come vedere davanti, essere davanti a un quadro, la solita cosa, soltanto che c'è un'azione performativa. Ovviamente quel tipo di oggetto diventa un abito, quindi comunque anche una scultura è vista come un oggetto di design, nel senso che c'è stato uno studio sulla mia figura, sul mio corpo e la possibilità comunque, anche un vaso, non già il corpo, ma è opera d'arte, ma inteso in quel senso. E invece un'altra domanda, perché bisogna, forse è un'occasione, è stato un episodio, non lo so, però perché andare in una cultura, esplorare una cultura che non è la tua, che non ti appartiene, no? Perché non andare a ricercare, no? Tutto quel mondo archetipico, mitologico, no? Come vogliamo, della tua cultura, della zona in cui sei nato, della zona che... e andare invece in una cultura alta, no? Sì, allora lì c'è stato l'occasione di un viaggio. Io ho una passione particolare per la cultura dei nativi americani, perché ovviamente è una cultura che non c'è più, che comunque ha avuto era vastissima, era piena di miti e leggende, comunque è andata quasi scomparendo. All'interno della tesi ci sono diversi passaggi, ci sono anche diversi studi su quelli che sono gli archetipi in realtà in relazione alla mia cultura, la greca romana, per dire. Però secondo quanto mi ha colpito il fatto che ci fosse una stretta relazione tra quelli che sono stati dei racconti presenti nella nostra cultura occidentale e i racconti che sono presenti per esempio anche in una cultura lontanissima orientale dei nativi americani, e gli studi di Maria Gintas lo attestano, il fatto che nonostante ci fossero delle popolazioni lontanissime l'uno dall'altro, però rispondevano a un unico impianto simbolico. Per esempio il simbolo della spirale era presente tanto nella cultura dei nativi quanto nella cultura greco-romana. E questo è un solo esempio. Sì, da quello è stato diciamo il quick che ha fatto partire tutta la ricerca. E comunque è stata una nascita del viaggio che poi si è conclusa con diversi passaggi per quanto appunto la cultura greco-romana o studiando anche per esempio la cultura etrusca, comunque seguendo tutta questa impiantologia universale di simboli. Ti faccio l'ultima domanda, sì. Visto che prima si parlava di universalismo, ma dal tuo punto di vista, cioè al netto delle reference, della bibliografia che tu hai adottato, queste analogie secondo te sono reali, cioè quindi di fatto universali, o sono, come dire, generate dalla prospettiva a partire dalla quale si leggono le cose, no? Quindi, diciamo, l'occhio occidentale che tende a comparare, a mettere in relazione, a trovare una storia universale comune. Ma allora, da quello che sono dai dati che ho raccolto nella mia ricerca, in realtà queste analogie sono estremamente forti e mi è rimasto un po' difficile non coglierle. E, sì, probabilmente siamo anche comunque noi, facciamo parte di una cultura che ha necessità di cogliere una certa universalità nella visione. Io le ho colte, secondo me anche i dati che ho raccolto in questa ricerca sono stati dati che mi hanno convinto. Mi hanno convinto comunque, sono... li ho percepiti come validi per poter farli entrare all'interno del mio processo creativo e per trovare io poi
tra modalità di racconto che mi aiutasse poi a, a fare anche un'evoluzione nella ricerca. Quindi... Grazie. Passo. Sì. Poi finiamo e poi riprendiamo. Chiara Mandarà, in qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma accademico che è ordinamento equiparato al diploma accademico di secondo livello in professione grafica editoriale con la valutazione di 105 su 110.